Buongiorno a tutti dal vostro Roberto Nitro di Swiss Nitro Racing. Siamo qui al TCS di Rivera con il garage a Rivapiana a provare l'M5 Competition. Andiamolo a provare assieme. Swiss Nitro Racing. Biturbo 625, 750 newton-metri, un bel po' di coppia. No, ma si sente che soprattutto penso che la storia del biturbo ha il fatto che ha sia il turbo per in basso che altri biturbo in quel senso, sì, ecco, quindi in questo senso non è che è una sommatoria, no, fatto proprio perché appunto se no spinge oltre 3000. Il problema della turbina è avere tanta spinta in alto, non avere la coppia, perché adesso non sono più, anche se questa è 4-4. Vuole chiudere? Sì, grazie. Ok, sì, sì. Poi penso che questa è una macchina rispetto all'M8 molto più anonima, quindi dove sì, si riesce a utilizzarla come un discorso lavorativo di rappresentanza, normale, esatto, mentre vero, l'altra forse un po' più GT, turismo, però anche quella non è esasperata, è sportiva, ma non voglio dire, sì, guardi gli scarichi, così prendi conto, si sente il rombo, però è comunque ormai quel tipo di forma la stanno facendo anche altri ed è ormai sdoganata come macchina, sì, certo, quasi normale. Ovvio che la limousine come questa è più e questo abbiamo sul classico, se poi uno non ci mette le scritte così, sì, esatto, se non è un appassionato non riesce a capirla. Qui se vuole può modificare poi la risposta del cambio, adesso in quello più, quello diciamo, drive, più lunga, normale, no? Infatti ha messo l'ottava marcia in drive, no? C'è di buono appunto la M che fa sempre vedere anche in che marcia sia, anche se è in drive, certo, se no se io già vado a selezionare, già mi è passato in sesta, visto, senza e aver quindi fatto, cioè è più pronto poi nella risposta, perché se adesso metto giù tutto dall'ottava deve passare comunque una quarta, terza, però forse anche meno, invece così parte già dalla sesta, però gestisca lei come. Qui vedo che il sistema è sempre quello uguale della BMW, cioè quindi schiacciando le palette si passa già in manuale. Bravissimo. E quindi hai salotto anche a livello di sedili, sono molto avvolgenti però sono molto comodi. E poi sono regolabili nella conformazione anche del contenimento laterale. E qui è già full option a questa macchina, sì, o sì, praticamente non c'è più niente da mettere, no? Non c'è più la versione individual o cose di questo genere. Ci sono i colori individual, ci sono delle cose, però ormai una volta che è una M così accessoriata. Sì. E poi noi ufficialmente come società facciamo corsi di guida in pista con BMW. Ah sì, dove? Piste italiane, Cremona Circuit, Tazze Nuvolari e Varano dei Melegari. Tazze Nuvolari, Varano, vabbè, io arrivo dall'Alfa e ne ho fatti diversi. Conosco bene Gordon e un po' di Adamic. Esatto. Ero curioso di capire perché, insomma, adesso
sta andando su vietà anche l'M6, la uso solamente in determinati eventi in particolare. Il turbo come funzionava nel 4x4, quindi con i motori appunto M5, sì, M8. Sì. Diciamo che con le tecnologie che ci sono adesso non si sente il lag, ho visto anche prima sia 1800 giri e c'è già, sì, sì, entra già subito, che normalmente invece, cioè i due cilindri in meno in tutte le categorie con queste turbine, questi motori vanno bene, cioè, perché tutto è diventato più piccolo, più leggero, che consumi meno tutto quanto. Io gli faccio ormai la proporzione che su tutto, se tolti i due cilindri, anche da 10 a 8, da 6 a 4. Comunque freni già così, senza, sì, i carbocerani, no, sono, dicevo, per andare per strada sono meglio questi, nel senso che sicuramente, anche perché i carboceramici vanno messi in temperatura, nessuno glielo dice a nessuno, diciamo, fanno scena che ho i carboceramici, sì, no, ma se non le metto in temperatura, quando esco di casa devo stincare, non stinco come con questi. Guidato una macchina che non frena più perché gli hanno scaldati troppo, via discorrendo, quindi Io ho visto sia con BMW che con Ferrari, alcune volte facciamo delle cose anche con Ferrari, però la BMW l'ho sempre trovata molto sincera come macchina, mentre Ferrari quando la vai a perdere non la recuperi più. BMW ti avverte e quindi sicuramente questo è un vantaggio, soprattutto per i neofiti. Certo. E noi poi ci... Io prima dicevo a un cliente che stava guidando abbastanza spedito la M8, con questa l'utilizzatore medio bravo va più forte che con una Ferrari. Sicuramente. Cioè, perché chi ha guidato una Ferrari o comunque ha guidato una macchina sportiva si rende conto che è molto più difficile andare forte con quella che con una macchinone come queste qua. Cioè. No, perché poi il grosso di... Il problema di queste auto, se le porti in pista, queste specifiche, è il peso, sì, perché normalmente è logico che macchine di questo genere sotto stress in pista, il peso si fa sentire. Perché è meglio un M2 Competition, o un M3. O un M2 CS, per dire, infatti fanno la cap, la fanno con l'M2. No, però dico che sulla strada, non in pista, no, ma non si sentono le cose, con queste si riesce ad andare più forte perché ti spaventi meno. Con quelle così sportive il taglio del cavalcavia, piuttosto che ti sposta di un metro, ti fa tirare sul piede con quelle macchine che sono così reattive, no? E quindi dico, l'utilizzatore medio quando sta su queste che sono tutte ovattate, va via a 250 all'ora e non si accorge neanche. A 250 con quelle lì, se il taglio del cambio di asfalto, così la direzionalità gli fa alzare il piede, secondo me. Una cosa bella che sono riusciti a fare adesso è un po' contro, diciamo, la tradizione, ma poter avere una macchina che appunto con 600 cavalli, che il cliente ha le quattro ruote motrici, ma se vuole guidarla con solo due può fare. Questa è una grande gallata. È una cosa top, secondo me. Poi non mi ricordo più quale modello, ma mi sembra che su un modello, non so se sull'M3 o l'M4, hanno fatto anche il manuale di marcia. 4. Su 4? Sembra di sì. C'è anche il manuale che, sì, per noi estimatori della guida, sì, è una cosa. Questo è velocissimo, per l'amor di Dio. Sì, sì. Diciamo che ormai siamo anche noi a spingere questi cambi, perché effettivamente ci permettono di andare più forte. Perché questo sicuramente. Cioè,
to the place I fell in love. I took him, my heartbeat started rising.